E siamo in diretta. Abbiamo oggi due nuovi ospiti con noi, Stanlio e Nanni. Grazie, grazie per essere con noi. E Simone, che ormai conoscete perché vi ha raccontato l'Atlante in tutte le salse. Ma oggi siamo per parlare sì di Brancalonia, ma in realtà in maniera, come dire, secondaria, perché prima di tutto bisogna parlare di menare, di darsele. Delle mazzate, insomma, oggi noi siamo qua a parlare di cose serie per una volta. C'è sempre tutti questi libri, parliamo di gente che si dà le botte. Molto volentieri, siamo qui Perché, apposta. esatto, per chi non lo sapesse, Stanlio e Nanni sono qui con noi per i 400 Calci, portale di cinema di Menare, e per Brancalonia faranno le Saccagnate Supreme, che innanzitutto, per ricordarlo a chi non lo sa, le Saccagnate Supreme saranno delle emereticenze per canaglie dal sesto livello in su, quindi per gente con una taglia sulla testa incredibile, che quindi potrà usare queste mosse durante le risse per fare ancora più fighi, essenzialmente. Ho detto qualcosa di sbagliato, Simone. Ti sei in No, c'è silenzio, ho paura. Samuel che prende a pugni la porta di Ma questa. non Di questa. esiste! Ah, eccolo qua, era nascosto. Ciao, Eccolo, Samuel. ciao, piacere. Eccolo Benvenuto. qua, sono molto contenta che ci sia Samuel. Samuel, appena arrivato, ho fatto giusto in tempo ad anticiparlo a loro, ma penso che vada condiviso col mondo intero che oggi hai avuto il tuo momento Batman e hai trovato una falena di simbolo di Acheron nel tuo giardino, Ho quindi trovato basta. un'ora fa un mostro che è una larva enorme, si muove e alla fine mi ha dato le foto in una chat di amici e mi ha rivelato che è una sfinge testa di morto, effettivamente. Quindi Quindi basta, questa bella, live è bella, stata, sì, questa live è benedetta. stata benedetta dalla sfinge testa di morto. Perfetto. Ma è quella Ho del fatto Silenzio degli giusto. Innocenti? Sì. Sì. Vabbè, quindi proprio incominciamo. È il logo di Acheron? Sì, no, no, certo. La Non è orribile, adesso mi sfinge incazzisco. testa di morto è già difficile da battere, accidenti. Io mi stavo preoccupando di Staglio vestito da Vin Diesel, ma qua si alza il livello Visto che costantemente e devo roba. ancora iniziare a parlare. No, beh, ma ora vi lascio, ho fatto l'introduzione giusto per dire di Brancalonia, anzi ora mettiamo anche nei commenti proprio il momento Marchetta, il link alla campagna per cui ci saranno le vostre saccagnate supreme e poi io vi lascio parlare di gente che si mena, anzi mi unisco al parlare di gente che si mena, che è l'argomento poi di oggi ed è l'unico e vero motivo per cui Samuel è qui con noi, perché gli abbiamo detto facciamo la live con i 400 calci sulle risse nel cinema. Esatto, Samuel ha avuto un momento di autoiluminato. illuminazione. Va bene, io volevo, diciamo, volevo soltanto raccontare un aneddoto riguardante questa, come dire, questo matrimonio di Menare che si sta celebrando tra Calcio e Brancalonia, perché appena ho, cioè questo, quando ho avuto questa idea, ho chiesto a Mauro Longo, che è massimo, diciamo, depositario di tutta la memoria Brancalonica, ho detto: loro sono effettivamente quelli che hanno incominciato ad utilizzare l'espressione di menare. E gli ho detto: sì, noi l'abbiamo copiata da loro, proprio dritto, lo puoi dire, non ti preoccupare, abbiamo preso da loro, l'abbiamo presa paro paro. Poi l'ho raccontato a Nanni e a Stallio, e Nanni mi ha svelato che da chi loro volta hanno rubata. Cioè, Allora, lo dico io? vai. Ah, vabbè, l'abbiamo presa a Corrado Guzzanti, penso che sia uno dei suoi sketch più famosi in assoluto, quello quando Figo. fa Gezi e va al cinema a vedere Magdalene e comincia a commentarlo utilizzando la locuzione suore di menare, e poi lo sketch famoso perché poi lui c'è il punto, va in bagno, poi sbaglia sala, va a vedere Men in Black, non si rende conto che sono film diversi. Tra l'altro inventando il Barbenheimer, però mischiando Magdalene con Men in Black. Stupendo. Bene, bene, bene. Il Quindi siamo Magda in tutti Black. sulle spalle di Guzzanti, quindi sono stato contentissimo di scoprire che non c'era una diatriba su chi ha inventato l'espressione di menare, No, ma assolutamente. siamo tutti figli di Guzzanti, ottimo. Beh, quello sì, assolutamente.
Beh, d'altronde poi noi un po' Guzzanti l'abbiamo ripreso anche in altri progetti di Acheron, in effetti, però tipo Fascisti da Jugot, ci siamo un po' ispirati. Però, però ovviamente in parte c'è anche in Brancalonia, ma citato forse meno direttamente, se non appunto in queste espressioni. Però come si fa a non essere figli di Corrado in un modo o nell'altro? Come va di moda ora tra i giovani su TikTok è mio padre, quindi lo accettiamo. Sulla fiducia ci È fidiamo. passata la moda del fratello adottivo e siamo direttamente passati al papà. Sì, praticamente Quindi ora, è infatti, il fluida la povero Zero cultura. Calcare è molto triste perché sotto i suoi video tutti scrivono mio padre, e lui dice: Ma come mio padre? Sì, infatti, boh, cioè, mi Quindi. preoccuperei anch'io, cioè, ho 45 anni e vista anche l'età media dei miei lettori, non so, mi sento... Ma no, è più un'espressione di stima, Ok. non è legata all'età, non per forza. Però sì, ora Corrado Guzzanti, mio padre, questa poi la spiegheremo meglio domani sulle nostre pagine e anche sul gruppo di Brancalonia. Però in effetti, Samuel, questa cosa è da annotarsi, c'è bisogno di fare una citazione al Guzzanti diretta No, nei prossimi stavo manuali. pensando adesso, noi abbiamo rubato altro a Guzzanti perché fascisti da Jugot. Deriva Sì, clamorosamente e infatti, certo, assolutamente. No, no, ma quello lo dicevo anche prima, però secondo me anche in Brancalonia ci sta a citarlo più, come dire, appassionatamente. Ah, sì. Provvederemo, non ti Molto preoccupare. bene. Secondo me bisogna fare una live con Guzzanti e chiedere lui dove l'ha preso, perché secondo me magari scopriamo che non è finita. Corrado, il giorno che vuoi unirti a una di queste dirette, Dai, poi la gestite scrivici. voi una live con Guzzanti, però proprio umanamente star Ma io la zitto. gestisco facendomi mandare a quel paese a un certo punto e dicendogli solo se può cantarmi la canzone del raccordo anulare, cioè quella è la mia unica richiesta per una live con Guzzanti, quindi probabilmente a un certo punto riceverei appunto parole poco gentili perché continuerei a dire: Ma puoi ricantarla per favore? Puoi farlo? Io ho Quindi. fatto L'ho altro in fatta. carriera, 40 anni che faccio così. Sì, però quella canzone è così bella, me la rifaccio. Esattamente. Io faccio la prima, cioè cedo agli occhiali perché sono veramente scomodissimi, mi spiace. Tra un po' cederò anche al look, spegnerò la telecamera, mi cambierò perché il pellicciotto rosa tiene un caldo che voi non potete capire. Cioè, fa una... Però Vincenzo Gasolio così vuole, quindi... Pensavo fosse una citazione a Ken. Guarda, per quello se vuoi ho la maglietta di Barbie, metto anche quella. Così Magari dopo mettiamo subito le nostre credenziali così sul tavolo, facciamo capire che noi di al cambio botte ci look quando intendiamo. spegni le luci, Stanlio. Esatto. Tipo per ragni con quattro abiti. Esattamente. No, però ciancio alle bande. Noi dobbiamo parlare di film in cui ci sono le risse qui, perché abbiamo promesso alle nostre canaglie brancaloniche di dargli una serie di titoli di ispirazione per creare delle risse incredibili quando giocano a Brancalonia. Quindi dobbiamo decidere tra noi quali sono le migliori risse cinematografiche. Allora, io lascerei la parola ai nostri ospiti io ho fatto la mia ricerca e ho scoperto che non è per niente facile trovare delle risse. Voi che No, delle cosa risse avete? brancaloniche è difficile, effettivamente. Sì, penso che la vera domanda sia qual è la vostra definizione di rissa, perché me ne Bravo. vengono in mente di svariati tipi, cioè rissa tra due persone, tra più persone, uno contro tutti, tutti contro tutti. Tecnica, meno tecnica, quel tipo di roba lì. Esseri No. umani contro creature non umane. Cioè, una Allora, rissa può anche essere con dei robot, con degli quindi ci alieni. sono già Oh, delle cose. le Vero. armi non valgono. Io direi di limitarla intanto dicendo che le armi non valgono. Certo, Sono tra l'altro, d'accordo. Ci sta. esatto, ok. Questo tra l'altro rispecchia la fondamentale dinamica della rissa in Brancalonia, la cui vera intuizione è che non ci sono armi se non i soliti sgabelli, boccali e cose del genere. Appena il primo tira fuori un coltello o qualcosa in grado veramente di ferire, non è più una rissa, ma è un normale Sì. Esatto, combattimento e si risprofonda nel D&D classico. Eccolo là il concetto di rissa eccola universale. lì.
Sì, e quindi a quel punto però si deve tirare l'iniziativa, devi stare a vedere la classe armatura, queste cose qui. La rissa invece è un attimo più agile. Poi c'è l'arbitro, non è più divertente, no? Il VAR per i colpi più contestati. Esatto. E soprattutto non c'è, tra l'altro avete dato una definizione di VAR che mi ha spaccato, che voglio diventi canone ufficiale di Brancalonia, perché, oddio, mi sono dimenticata cosa fosse, però per fortuna. Vorrei aizzare risse, credo. Vorrei aizzare risse, è geniale. È geniale, questa dobbiamo trovare il modo di citarla assolutamente. Però sì, vabbè, direi che per ridurre dedicato alle saccagnate supreme che diciamo, come dire, deve essere riempito di roba di questa caratura, non... Verissimo. Però appunto, per delineare un po', come giustamente diceva Simone, secondo me ha senso fare quelle senza armi, tutti contro tutti va benissimo e va bene qualunque specie, razza, costrutto, perché anche in Brancalonia appunto non ci sono solo gli umani, benché siano la maggioranza, ma ci sono anche un'altra pletora di razze e di costrutti, anche quindi di cose che non sono esattamente, non dovrebbero essere viventi, ma per qualche motivo lo sono. Quindi sì, qualunque cosa va bene, basta che abbia la volontà di menare essenzialmente. Ok, la volontà di risolvere il problema usando le mani. Esattamente. Poi io aggiungo una quarta categoria che però secondo me non è diciamo, come dire, è fondamentale, ma definisce ancora meglio la questione, è che inizia per futili motivi. Cioè giusto. Meno è, diciamo, prendiamolo pure il paradigma di Bagsby, facciamo subito una diciamo, meno la rissa è, come dire, è sensata, serve a risolvere una questione fondamentale, meglio è, però questo succede di rado, diciamo, andiamo a, come dire, a trovare una misura aurea della rissa, quindi. Però noi ci proviamo. No, poi le risse sono anche considerabili forse come un continuum più che come categorie discrete, cioè una rissa uno contro uno può degenerare in una rissa due contro uno o 10 contro 10, per cui bisogna sempre essere pronti a vedere l'evoluzione della rissa, ecco, perché secondo me comunque la rissa uno contro uno è pur sempre una rissa, non si può declassarla e togliere la dignità, se non altro perché c'è si vivono. E se non possiamo parlare di essi vivono questa sera. Esatto. Quello mi sembrava uno dei pochi punti fermi inamovibili. Okay, va bene. Allora anche uno contro uno. Okay. È una rissa più personale. Qual è la classica rissa che è uno contro uno solo per coincidenza? Perché a differenza di, che ne so, vi guardate un combattimento tra, Van Damme e Dolph Lundgren, quello lo guardate. Quando vedete una rissa come quella di Essi Vivono, cioè, ci fosse stato qualcun altro lì intorno, avrebbero iniziato a menarsi pure loro. E quella è la differenza. Una la guardi, l'altra ti viene voglia di unirti o di fare qualcosa. Deve procacciare botte. Deve ispirare, non deve farsi ammirare. Deve ispirare lo stesso sentimento. Okay, quindi anche la natura ispiratrice della... va bene. Ma è difficilissimo, così mi avete tagliato le gambe. No, si taglia il sacco. No, tagliare le gambe non si può non si usa. Io ho un'idea che però secondo me verrà giudicata potenzialmente... Cioè, un sacco di film di Jackie Chan cominciano con delle risse molto brancaloniche. Sì. Infatti. Solo che poi spesso nel corso del film di Jackie Chan diventano combattimenti veri, però all'inizio i primi, per farti vedere che lui è il più figo di tutti, sono sempre risse nel senso brancalonico del termine. Sì, perché comunque cioè, lui usa gli oggetti che ha a portata di mano, sì. E poi finge di essere scarso anche quando non lo è, che quello è veramente la persona tecnica che ci sente inferiore alla non tecnicità in un certo senso. Però sì, no, comunque per non tagliare gambe a nessuno, anche perché è illegale, nel gioco dico, volevo semplicemente dire che cioè, stavo cercando quello che è l'ideale aureo di rissa, giusto, per forza, altrimenti cioè, ci limitiamo troppo, però per me la rissa è quella in un film quando due sono al bar, si menano, a un certo punto quelli intorno a loro
cominciano a menarsi tra di loro anche se non c'entrano niente con la disputa, anche se non conoscono i personaggi che stanno litigando in questione, ed è proprio una cosa di imitazione spontanea. Assolutamente. Certo, certo. Diciamo che c'è un enorme testosterone sopito che aspettava soltanto di esplodere fino a un attimo prima. Intanto io mi sto guardando Essi vivono in sottofondo senza volume, per divertirmi. Ma diciamo che la rissa per antonomasia di Brancalonia dovrebbe essere quella di alla Bud Spencer e Terence Hill, quello è il canone vero ufficiale di Brancalonia, ma non solo per le risse, nel senso che tante volte quando abbiamo il dubbio se perché Brancalonia è un concept che può tendere molto al trash, al volgare, al greve, quindi va tenuto bene sotto controllo, e noi tante volte ci diciamo che se in un film di Bud Spencer e Terence Hill potrebbero fare quella cosa, può andare bene in Brancalonia, se no no. Okay, sì. Sì, ci sta. Quindi è proprio il metro di paragone, proprio canonico. Quindi la rissa, la Bud Spencer e Terence Hill, quello è il... Poi non è detto che i giocatori al tavolo stiano sempre dentro questi limiti. Cioè... No, beh, poi quello che succede in Camera Caritatis sta fuori al master. Non è... però penso che lo spirito sia quello di Bud Spencer e Terence Hill, perché comunque loro mettevano la creatività nella non tecnicità. Assolutamente. Da Jackie Chan, che comunque si ispirava anche a loro, l'ha detto. E mentre Jackie Chan fingeva di non essere tech, sì, questo l'ha detto. È una cosa che mi stupisco sempre di ripetere in giro, però per quanto Bud Spencer e Terence Hill siano degli idoli nazionali delle assolute istituzioni, sottovalutiamo quanto siano famosi all'estero. E Jackie Chan li ha visti, è un'altra delle cose che lui ha visto e ha un po' incorporato, e il trucco è quello, cioè loro, diversamente da Jackie Chan, loro mettevano la creatività nella non tecnicità, in un certo senso, cioè colpi diversi, ma non colpi che non tipo calci in faccia o calci volanti, colpi diversi, ma colpi che sembravano sempre colpi che chiunque potrebbe dare, e penso che lo spirito di Brancalonia, comunque lo spirito di quello che vogliamo fare noi, sia quello: dare delle idee creative, darvi la possibilità di cambiare mosse, di fare mosse diverse, sempre rimanendo nell'ambito di qualcosa che, anche se siete appena svegli e siete già ubriachi, avete battuto la testa contro il comodino, riuscite a farle lo stesso, capito? Lo spirito è quello, esatto. Sì. Assolutamente. No, beh, poi diciamo che secondo me la cosa che abbiamo un po' ripreso anche dai film di Bud Spencer e Terence Hill, quindi anche, e un po' anche quindi da quelli di Jackie Chan, è la questione delle cose che succedono durante la rissa. Cioè, una cosa che può succedere, per esempio, è il tornado di sgabelli, che a un certo punto non sai come ci sono i mobili lanciati in giro, e quindi tu rischi che ti colpisca uno sgabello, appunto, o un mobile. E queste sono effettivamente cose che noi vediamo succedere nei film di Bud Spencer e Terence Hill, anche di Jackie Chan, cioè questi oggetti che appunto prendono vita e parte alla scena, cioè prendono vita ovviamente relativamente, però vengono usati al massimo della loro possibilità data dalla loro presenza, che secondo me è sempre una cosa molto, molto divertente, ecco. Però sì, rimane però da stabilire allora qual è la rissa per eccellenza di Bud Spencer e Terence Hill. Cioè, se ne viene uno, partiamo dal presupposto che è quella di Altrimenti ci arrabbiamo, ma voi che cosa? Vero. Partivo da lì anch'io sostanzialmente. Sì, devo dire di sì. Effettivamente è una scena di massa clamorosa con delle coreografie incredibili. Cioè, che se la riguardi proprio con l'occhio del vediamo come è messa in scena questa rissa, dici rimani colpito dal barocchismo. Ci sono, nonostante siano poi di fatto i due i protagonisti, cioè di solito se hai risse 10 contro 10 o 20 contro 20, comunque in cui le due parti sono bilanciate, è più facile fare casino. Perché puoi accoppiare sostanzialmente tutti, e quindi c'è sempre qualcuno che fa qualcosa. Loro riescono a essere in 2 contro 40 e comunque ci coinvolgono sempre almeno una decina di altre persone contemporaneamente. Non c'è mai l'effetto di stanno tutti in disparte e gli fanno fare gli uno contro uno.
Cioè, loro generano, hanno questa capacità, cioè, anche magnetica loro, da buco nero di attirare loro, la violenza. Anche loro, beh, da bravi giocatori di ruolo, attendono il loro turno. Però, però cioè, sono combinazioni un po' più elaborate della media. Vero. Io, se devo ricordarne una, ma forse perché quello che ho visto più di recente, mi ero divertita molto anche... mi sembra ci fosse una scena di rissa in Più Forte Ragazzi, quello in cui loro volano, sono dei piloti di aerei in Sud America, penso. C'è una rissa, ho questa memoria di una rissa, avrei dovuto ripassare meglio prima di questa diretta, che mi aveva fatto molto ridere perché non era un vero e proprio bar, era un baracchino nel mezzo delle pampas sudamericane, e litigavano con qualcuno che voleva fregargli una birra, forse, devo ricordarmelo, quel film mi aveva fatto troppo ridere. Non è il solito Bud Spencer e Terence Hill a cui pensiamo, magari quando pensiamo a, lo chiamavano Trinità, quindi quello un po' più appunto western, però perché appunto è ambientato nella modernità. Però comunque l'ho trovato molto brancalonico, ricordo questo sì, perché loro essenzialmente erano veramente delle canaglie che cercavano di tirare avanti e fregavano tutti, però finivano senza un soldo, che è la cosa più brancalonica possibile. Beh, se, sì, se... io onestamente non ripasso quel film da, da quando ero giovane, quindi ammetto questa cosa. Ma di Altrimenti Ci Arrabbiamo intendete quella di Pugilato o quella della palestra di box? O... Sì, quella che sì, c'è a metà film praticamente. Sì, sì, quella... Okay. Dove cominciano a usare senso... tutti gli attrezzi ginnici, eccetera. Sì. Sì. Quella dove, soprattutto Bud Spencer, se ricordo bene, usa due guantoni, cioè non li indossa, ma usa i guantoni, sì, esatto, per menare. Per menare. Ah, sì. È geniale, è geniale. Sì, decisamente. Secondo me le risse, che poi io personalmente da bambino chiamavo scazzottate, non so se... Diciamo, scazzottate. Diciamo, diciamo, come dire, e quindi, sì, come dire, per me quelle sono scazzottate, cioè una, come dire, una sottocategoria precisa e particolarmente, ovviamente, aurea, ma ci vuole. Però per me tutte le scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill è come se fossero facce di un unico prisma, cioè sono... da un certo punto di vista non le associo neanche ai singoli film, cioè sono soltanto una... un campionario infinito di cazzotti, alcuni che si ripetono, alcuni no, cioè sono delle cose che fanno sempre invece delle cose che, su cui variano. È come se tu vedessi nel corso degli anni un concerto, il concerto della tua band preferita, fanno i loro pezzi, poi fanno gli arrangiamenti diversi, però in qualche modo ti dimentichi poi se era il concerto lì o il concerto qui di quale anno, è semplicemente una... come dire, un'esecuzione continua, almeno diciamo i periodi in cui li fruivo in maniera più, come dire, violenta, cioè penso tra 10 anni, 12 anni, quando era quasi quotidiano, no, il film di Bud Spencer e Terence Hill alla televisione, che penso è il periodo in cui tutti noi ci siamo formati sotto questa, diciamo, a questa scuola. Sì, cioè forse sono in una situazione simile anch'io, cioè visti miliardi di volte da bambino, quello che ripasso più spesso è Altrimenti Ci Arrabbiamo. Poi adesso magari dirò un'eresia, ma guardo più spesso Lo Chiamavano Bulldozer di Trinità. Cioè, io sono comunque appassionato del Bud Spencer, quello moderno, quello di ambientazione moderna, quelli che mi hanno sempre divertito di più, anche se ovviamente riconosco la grandezza degli altri. Però alla fine, cioè, Altrimenti Ci Arrabbiamo, e quello lì è stato l'apice della loro ispirazione, e c'è poco da fare. Tutto il film è un motivo futile, sostanzialmente, che è il bello di quella cosa. Esatto. Beh, quindi direi che abbiamo risposto a questo commento: più il motivo è futile, più bonus voglio. Direi che un film basato sul futile motivo non può che vincere questa gara. Che tra l'altro il futile motivo è diverso dall'assenza di motivo. Cioè, se io sono in un bar e comincio a menarti solo perché ti voglio menare, è diverso da ti guardo in faccia, mi stai sul cazzo perché c'hai un orecchino che non mi piace, allora ti meno. Quello è un futile motivo. Se ti meno e basta, non è neanche un motivo. Sono filosoficamente due approcci diversi. Sì. Caso c'è la speranza di una riconciliazione con lo strappo dell'orecchino, grazie. Pancio col mignolo, mossa...
molto doloroso. No, il futile motivi ha una sua etica, diciamo. No, che riconosce anche una sua estetica, riconosce la bellezza del futile motivo. Anche certo, perché dall'altra parte l'altra persona sceglie di aderire a quella, a quelle rules of engagement, no? Certo. Cioè, comunque dall'altra parte quello fa, no, col cazzo che te lo offro questo, cioè te l'ho versato e non te lo, e non te lo ripago, il tuo drink, e da lì poteva offrirgli quel drink e invece no. È per questo che le risse tra i tifosi delle squadre di calcio sono una sorta di, come dire, l'epitome del futile motivo, che però è importantissimo e fondamentale. Cioè picchiarsi per la squadra di calcio, sì, è una roba perfettamente futile da cui dipende la nostra stessa vita. E quindi di solito i film sul calcio hanno sempre dei tifosi che si menano a un certo punto, o ancora meglio, se da sei in un film ci sono i tifosi di calcio, sai cosa mi oppongo a questa cosa? Che una rissa per un futile motivo, il futile motivo è tale se ti picchi per quel motivo lì una volta sola, perché se ti picchi per quel motivo lì tutte le sante settimane, vero, il futile diventa triste senza passare la fase in mezzo, e quindi è la cosa su cui farei la distinzione. Un utente ci scrive: la rissa nel pub di Trainspotting è nessun motivo. Credo che il motivo sia la droga. Sono d'accordissimo con Nanni con la droga. Il fatto che sì, che se c'è una rivalità continua, non sì, è sono d'accordo. È una faida, e quindi appunto assume un tono meno, un po' più scuro e meno light. E quindi niente, volevo appunto la rissa di calcio ha un altro colore. Invece vero, la rissa di Spotting, sì, diciamo, è esattamente, come dire, il nocciolo del futile motivo, cioè è l'ispirazione adesso del momento, non è genio e sregolatezza, esatto. Non è quella roba del genio che è rapidità di intuizione, bla bla, quella frase è quello, devi sapere carpare l'attimo. Assolutamente. Carpa il diem. Vero, verissimo. Però in effetti anche ora non mi vengono in mente, ma non so perché ho questa sensazione che gli inglesi, forse più degli americani, sappiano cogliere la gioia di una rissa ben fatta. Sono dei ricercatori di futili motivi, sono degli esperti archeologi di futili motivi. Sì, è vero, perché nel film americano d'azione ho più la sensazione che cerchino di giustificarlo con un motivo non futile, cioè sempre tipo hai guardato male la donna che mi accompagna o cose di questo tipo qua, e cercano di fingere che ci sia un vero motivo dietro il darsi dei pugni. Io posso raccontarvi un aneddoto di storia vera di rissa schivata, però sì, non era mi hai versato da bere addosso, non era, che ne so, era hai ordinato al bar, ma io ero di fianco e secondo me c'ero prima io. Eccezionale. Aia. Hai rischiato tantissimo. Ma schivata anche da loro. Questo lo lasciamo alla mitologia. Ma tu eri quello che ha rubato il posto? O? Sì, io ero quello che ha rubato il posto. Ah, vedi, solito italiano. Esatto. Salta la fila. Poi ero anche quello che si sbaglia, che ordina due birre e fa ancora così. E questo in Inghilterra rischia di scatenare ulteriori risse. Quindi non è che te lo dimentichi, un po' lo fai apposta. Cavoli, no, è vero. Però sotto sotto sei anche tu in cerca delle FM. I have a death wish. Io invece vi porrò una questione di quelle da riflessione di Trivio e Quadrivio. Vi voglio porre un dubbio. Ma dal momento in cui abbiamo detto che la rissa è un combattimento in cui non ti fai i danni, i combattimenti uno a uno di Fast and Furious in cui Vin Diesel, pur usando una chiave inglese, non fa uscire una goccia di sangue ai suoi nemici, è considerabile una rissa? Il punto è che Fast and Furious nel 4, per la precisione, lo dico perché così è andata a controllare, non me lo sto inventando,
a un certo punto a Vin Diesel gli sparano e lui non se ne accorge. E c'è letteralmente la scena dove gli dicono: guarda, ti ha sparato, c'è il buco, eh? quindi rischiamo di complicarci la vita in questo senso. Ma non ne ho il tempo. Arrivano ai nostri tempi. Oh mio Dio. Perché io è una questione su cui mi sono interrogata prima di questa diretta, in effetti, perché non so, appunto, mi sono sempre sembrati più nello spirito delle scazzottate, per quanto poi loro cerchino, come ha detto prima Simone, per quanto loro poi cerchino di ammantarle in questo bozzolo di serietà e di famiglia e di altissimi motivi per darsene di santa ragione, essenzialmente. Però il senso finale mi è sempre sembrato, appunto, che è bello vedere due persone che se le danno di santa ragione, ma continuano a darsene finché uno dei due non è sconfitto, non fino a che uno dei due non è ridotto a un cumulo di ossa frantumate, cioè non so come dire. Sì, c'è un po' il codice del lottatore che riconosce quando ha perso e si sì. Ha un'immaginaria barra della salute sopra la testa che quando arriva a zero, qua hai vinto tu. Però secondo me lì, cioè, quei combattimenti, e già il fatto che mi venga da chiamarli combattimenti, secondo me è indicativo. Si ritorna a quello che diceva prima Nanni, cioè il combattimento che tu vuoi ammirare. È vero che Vin Diesel non è necessariamente l'artista marziale che vuoi vedere combattere, però due cose le sa fare e ha costruito Fast and Furious per circondarsi di gente che quelle cose invece le sa fare molto bene, e o guardarli farle o farle contro di lui, però nel senso c'è sempre stata la ricerca del anche un po' del se non del tecnicismo, almeno della conoscenza della materia, cioè sono un po' teorici della mazzata rispetto all'avventore medio. Assolutamente. Sì, no, ho capito quello che intendi, Stanlio, mi sa che alla fine sono d'accordo, però mi piaceva porvi questo... No, ma è giusto, sì, la scienza funziona così, facendosi domande. Anche perché Vin Diesel, almeno una mossa Brancaloni che secondo me l'ha fatta in carriera, mi viene in mente la testata volante che tira nel sesto. Vorrei dire il sesto. La testata volante. Sì. La testata volante è eccezionale. A chi è che la tirava? A The Rock, penso. A The Rock è vero! Mamma mia! Il settimo, ma sì, anche secondo me è il sesto. È il sesto, è il sesto. Nel settimo The Rock era già parte della famiglia. Quindi... Sì, esatto. Ma anche nel sesto lo era. No, quindi no, non la tira The Rock, la tira... A un altro, perché anche nel sesto a Jason Statham, no, ancora non c'era. Con chi capperi si menavano nel sesto? Allora, qui qualcuno sa di cosa stiamo parlando, mi sa. Con la Spearhead, Luke Evans, che era il cattivo del sesto. Tutti ci siamo, no, non è vero. Non la tira Luke Evans, la tira lo scusate, ci ho guardando dietro lo scagnozzo. Lo scagnozzo, che poi. Subisce però l'immobile che il contraccolpo. Comunque il gusto gigante. Sì. Vedo ma questo commento. Siamo tutti d'accordo che le risse più fighe erano quelle di Bud e Terence, solo che ne abbiamo parlato negli scorsi 20 minuti e quindi ora stavamo provando a vedere anche gli altri film. Questa testata volante deve finire tra le saccagnate supreme, non ha senso. Il punto, cioè l'unica differenza tecnica è che Vin Diesel comunque cerca di spacciartela come mossa fighissima, non come mossa rissaiola. Cioè, la fa proprio con lo spirito di quello che ha tirato, che ne so, l'helicopter kick alla Van Damme. Cioè, la fa con quello sguardo. Però invece è forse una delle mosse da rissa per eccellenza. Comunque la fa a Kim Cold. Cioè lo scagnozzo di Luke Evans era a Kim Cold. Okay. E devasta mezzo aereo nel farla, cioè, cadono tutti per terra. E quella è una cosa che speri sempre durante una rissa, cioè che possa avere anche dei danni strutturali ed architettura, se non addirittura ingegneristici. Vabbè, per forza. Forse la rissa è quella dove non si fanno male le persone, si fanno male le location. E poi c'è l'addestratore delle location, tutto triste, che no, esatto. Tipo quello di Star Wars. Esatto. Oh, comunque, invece... vai Samuel, scusa. Ma invece secondo voi la rissa nel cinema deve avere delle frasi da tamarro o non è obbligatorio
nel canone rissaiolo. Secondo me le frasi a Tamarro vale lo stesso discorso per, vale per i colpi. Se è figa, vabbè, è bellissima, me lo segno, ma la frase figa è l'equivalente del bel calcio volante tecnicamente impeccabile. Okay. Se è una cazzatissima, invece... Ok, perché ad esempio cercando le risse migliori, ma in realtà ho cannato alla grande perché c'è tipo uno contro tutti, quindi sono troppo fighette, quindi non va bene, cioè non sono abbastanza brancaloniche. C'è una rissa che a me piaceva, che è Van Damme in Senza Tregua, che ha il mullet in realtà, è un gran bel vedere, devo dire la verità. Non so se avete presente quella verso l'inizio, sì, quando sono un gruppo di teppistelli che prendono la ragazza, la maltrattano, arriva lui col mullet e gli dice: adesso prendi il tuo temperino e coi tuoi amichetti te ne vai a prendere l'autobus. Loro secondo me ci sta, è quella frase lì, quella che se tu ci pensi e c'è, non so, una riunione, un brainstorming di sceneggiatori che si stanno, esatto, ripetendo frasi, quella lì c'è. Uno la dice e tu gli dici: tienla lì, andrai che ce ne metto qualcosa di meglio. Esatto. Se passa, va bene. Poi il problema del film è che in realtà è John Woo che fa uno dei suoi balletti a rallentini tantissimi e rovina un po' la grezzaggine della frase introduttiva. Però... Qui abbiamo un te me ne pentirai per il resto della tua vita, più o meno 2 secondi. Quella è eccezionale. Ieri ne ho sentita una, però non so se era una roba metà tra una rissa in combattimento, perché poi spuntavano anche le armi. Il soldato, spuntavano alla fine, quindi questo lo fa. Però era la frase in sé che secondo me è importante, perché il soldato semplice dice alla sua capa, che la persona che devono interrogare, è morto, non c'è. E lei risponde: è morto solo quando lo dico io. O sei un negromante. Che comunque Simone ha inventato l'oltretombolaro apposta, quindi volendo, ecco, questa è una frase perfetta da oltretombolaro: sei morto definitivamente solo quando lo dico. Assolutamente io. Fantastica. Molto bella, devo dire. Sì, no, spende. Però in effetti di frasi topiche da rissa non mi vengono in mente, ma perché appunto di solito cominciano per futili motivi, quindi le battute prima sono solitamente cose molto futili, per l'appunto. Sì. La rissa è istintiva, non ha il tempo di prepararla con una frase, diciamo, nella media. Ok. Sì, però queste sono tutte frasi che chiudono, no? Sono tutte before the kill. Invece la rissa comincia un po' con un senso di speranza, di fare una gita tutti insieme. È più andiamo a menarse che un appunto, mo ci vuole, avevo promesso che ci uccidevo per ultimo, quella roba di Tamarro. Vero. Esatto, nella rissa sono i pugni che parlano, frase mi sembra che Facebook user l'abbia detta giusto. Vorrei sapere a chi poterla, dopo controlleremo nel replay di questa chat e scopriremo chi dirla. Io sono contento finalmente di conoscere Facebook user, perché vedo sempre le sue quote nei DVD dei film. Finalmente lo conosco. Abbiamo un sì, cheat Bagby. Esatto. Solo sì. è il massimo dell'elaborazione di cui abbiamo bisogno per entrare in una rissa, mi sembra. Era il sì dell'orgasmo, poi diciamo. Vero. No, però forse sono accettabili le frasi che non sono gli one-liner che sfidano, ma sono tipo il commento su quanto male ti sei appena fatto, o il commento denigratorio, cioè comunque le cose più buffe di una rissa. Forse è il contrario, in effetti, forse valgono di più se ti viene una bella frase su quanto male ti sei fatto, piuttosto che su quanto stai per fare male all'altro. Forse potrebbe... Io per questo penso sempre alla trilogia del Cornetto, nella quale ci sono tre meravigliosa film bellissime, tra l'altro una contro gli zombie, una tra esseri umani e una contro, non si può dire perché poi rovino il terzo film, magari qualcuno non l'ha visto,
E sono delle bellissime risse che sono interrotte, intervallate da buffe battute autodenigratorie su quanto mi sono fatto male o quante botte sto prendendo e cose del genere. Oppure, perché sì, oppure si potrebbe addirittura citare Woody Allen, non mi ricordo quando l'ha detto, però figurarsi se sono a memoria i film di Woody Allen, però una volta disse questa cosa, lui era l'avevano malmenato, quindi tiro a indovinare, prendi i soldi e scappa, perché fin dove lo menano di più da quel che mi ricordo, lo vedono e dico, ma è la faccia distrutta, cos'è successo? Lui dice, sì, ma devi vedere il pugno di quell'altro. Allora qui, tipo, se lo ammazzi fai pari. Esatto, se lo ammazzi fai pari, Anch'io non ho colto. Non me la ricordo. Sì, cos'è Rocky? Uno dei Rocky, mi sembra. Ah, ok. È uno dei Rocky. Sì, io mi aspetto sempre che prima o poi qualcuno in una rissa dica una frase tipo quella di Guida Galattica per gli autostoppisti, che però è il vaso di petunie che cade dal cielo, a dirla che è, oh no, un'altra volta. Io spero sempre che qualcuno prima o poi faccia una rissa dicendo, oh no, un'altra volta. Dà avvio a un sacco di storie e ipotesi molto divertenti. Però sì, è vero. Vai, Simone, scusa. Dici. No, che mi ero dimenticata delle risse nella trilogia del Cornetto. Io Hot Fuzz ogni tanto me lo riguardo, tipo pellegrinaggio religioso, però io quello forse lo considero più combattimento, non lo so, devo... Però in effetti è una rissa a tutti gli effetti. Almeno in Shaun e nel terzo sono in un bar, usano oggetti da bar, e quindi quelle secondo me sono... Cioè l'ambientazione comunque aiuta. Se sei in un bar e la gente si mena... Quella del primo è a metà tra una... se non sbaglio è quella in cui loro hanno le stecche da biliardo e lo colpiscono a tempo con la musica. Sì. È un po' troppo estetizzata forse per ma non so, è abbastanza grezza che comunque gli darei, non so, un premio della critica in un certo senso. Allora, però devo dire sempre Facebook user, arzete cornuto, arzete, in effetti è grande cheat. Se no abbiamo anche quando vi dico andate pugnate, dovete andare e pugnare, se no ci stiamo a prendere per le ratiche, anche questo effettivamente. Andiamo proprio all'epicentro della questione. No, invece quella là di At World's End, secondo me è proprio, siamo vicini alla rissa dorata che stiamo cercando. Perché è proprio, non so, a parte... World's End, quella l'ho vista sempre un po' troppo estetizzata. Possiamo spoilerare World's End, che sennò non... Dai, facciamo questa cosa. Intanto io... Allora, lo spoiler di World's End è che alla mezz'ora, quindi già di chiamarlo spoiler, porca miseria. Perché stanno gli alla mia faccia improvvisamente? Porca miseria. Credo che stia andando a cambiarsi. Va alle dirette degli altri e si spaccia per me, questo sto scoprendo. Vabbè. Male. Questo ne parleremo poi dietro le quinte. No, come sia successa questa cosa, la trovo anche incresciosa. Ecco, in certi paesi è furto d'identità, ma è successo. Non so, ahimè, non so come cambiartela. Io lo so invece, scusate, adesso intorno. Sì, hai capito anche tu cosa è successo? Sì, penso di aver capito, sì. Ok, c'è una spiegazione. Lui va in giro a chiedere agli altri delle donazioni, una finta charity a mio nome, che in realtà è una truffa. Ah. Sì, ormai siete già entrati in pieno spirito di Brancalonia, insomma, mi sembra di cogliere... Questo è come abbiamo capito che va usato Facebook. Abbiamo diversi contatti che ogni mese ci mollano delle mazzette, esatto. Forno, a volte denaro, a volte favori, insomma. Così, cioè, è così che ci si costruisce un po' una carriera anche in questo paese, no? Con i furti, in tutto questo, condonati. Sto scordando cosa stavo dicendo, no? Stavo dicendo che stavo facendo lo spoiler su World's End. A mezz'ora si scopre che cattivi sono i marziani. Sì. Sono dei marziani fatti di Playmobil, non saprei come spiegarli, però sono degli omini di Playmobil che si possono svitare
e riagganciare, è una cosa strana. E per cui, non so, come rissa l'ho sempre visto un po' particolare, anche perché per tenere il suo tono comunque estetico un po' fumettoso, è un po' surreale, di colpo i nostri protagonisti, che sono gente da pub normale, gente che sta facendo il giro dei pub, sì, proprio, di colpo iniziano a picchiare, non alla Van Damme, però come gente che picchia abitualmente, e quindi cerca di fare questa cosa un po' stilizzata, a metà tra la rissa, a metà tra la cosa un po' coreografata e semitecnica, che funziona nel contesto del film. Poi per me la rissa proprio ideale è un'altra, diciamo. Sì, sono d'accordo. Ecco, io se devo pensare alla rissa, forse anche appunto per i collegamenti con un po' i film dell'infanzia, eccetera, eccetera, mi viene proprio in mente Pallottole cinesi, Jackie Chan che in taverna comincia a menarsi malissimo con tutti, appunto, vabbè, lo dicevo prima che insieme a Bud Spencer e Terence Hill sono un po' quello che mi viene in mente se penso rissa, e penso le prime risse che ho visto in un film sono Bud Spencer, Terence Hill e poi Jackie Chan, quindi direi che se doveste dire la rissa che vi viene in mente nel vostro cervello appena dite rissa al cinema, appunto. Ignazio la rissa, scusate. Ignazio è un verbo, cioè, capito? Il verbo Ignazio, cioè, adesso io Ignazio. Ah, è vero, io Ignazio. E voi mi mettete tutti, esatto, dietro. Ignazio è la radice ignis, il fuoco, per cui significa dare inizio alla rissa, cioè Ignazio la rissa. Iniziare. Cioè, abbiamo scoperto che è la traduzione italiana di trigger, praticamente. No! Il fire starter Ignazio. Ok, va bene. Fantastico. Comunque etimologia troppo elevata per Brancalonia. Sta registrando, prendete appunti, eccetera. Io in un film aulico che è L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente, ho scovato in realtà una rissa un po' brancalonica, che è quella quando combatte contro i tizi del ristorante, non so se vi ricordate, che c'è una specie di cannavacciuolo col barbone nero che tira le sberle, che a un certo punto menano i suoi amici cinesi, poi arriva Bruce Lee e li mena tutti, però secondo me lì è un po' una rissa brancalonica a un certo punto, no? Sì, 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 in un certo senso, cioè diciamo che Bruce Lee è quello non brancalonico, ma gli altri lo sono, però, sì, però, quando arriva, però a volte lo, cioè, a volte penso che l'apice di quel momento è quello dove uno di loro trova un ciacco abbandonato per terra, lo prende in mano sapendolo usare, esatto, al primo lo manca, al secondo manca, al terzo se lo dà in testa da solo esatto, quello è perfetto, esatto. A me da bambino, sì, da ragazzino mi colpiva questo cannavacciuolo che tirava le sberlone e ha menato i cinesi, no? I suoi amici, poi invece rimette a posto le cose. Abbiamo un commento, intanto la classica rissa da bar tipo geniale quella di Roxanne. No, non ne abbiamo ancora parlato effettivamente, quindi se allora, Roxanne non è per forza la prima cosa che ci viene in mente. No, però per coincidenza io sto leggendo un libro su Steve Martin e parlano anche di Roxanne e mi avevano fatto venire voglia di riguardarlo, per cui l'avessi fatto, cioè, avrebbe... Roxanne è una specie di Cyrano. Il film ce l'ho ben presente, ma la rissa non male. Cioè, il film ricordo di averlo visto da bambino, ma non me lo ricordo assolutamente adesso. Avrei dovuto ripassarlo. La rissa, ma, cioè, non mai avrei immaginato che avrei dovuto ripassarlo per questa live, però avevo intenzione di farlo. Sì, qualcun altro cica Jackie Chan con la rissa tra poliziotti e marinai di Operazione Pirati. Non me la ricordo, ma è molto la Bud Spencer proprio, cioè, è veramente Jackie Chan delle risse alla Bud Spencer. Operazione Pirati, tra l'altro, non è lui da solo, ma è anche lui nel trio Meraviglia con Sammo Hung e Yuen Biao, quindi fa un po' l'effetto Bud Spencer per il con uno in più.
Per cui qui ho un'opinione che secondo me è controversa. Pure la morte ti fa bella, belle risse tra tipo e zombie. Allora, io amo quel film, amo quel film, però le catfight sono risse? No, secondo me no. Dipende, però... sì, perché sono... dipende dai motivi, però sono non tecniche e quindi... quindi però c'è una componente d'odio di solito dietro che nella rissa non c'è, che fanno un po' più brutto e c'è, però sì, c'è ragione, c'è veramente l'odio a pelle di solito, non è la rissa del momento, ma è, sì, è sempre l'esplodere di una rivalità o qualcosa È qualcosa di più simile alla fist fight finale, sai, sì, quando questi due, che comunque ognuno di loro, sì, magari è un imperatore stellare, poi ti trovi cazzotti per decidere come chi deve dominare l'universo. Il punto è sappiamo che non è vero, sappiamo che nella vita reale non è vero, ma il cinema ci ha provato a raccontare che per le donne usare le mani è l'ultimo espediente dopo tutta una serie di altre cose. Sappiamo che non è vero. Quando ha fatto anche subito, non è vero. E per cui sì, cioè, ci manca la vera rissa immotivata, se vogliamo rimanere sulla questione del motivo futile, sì, manca quella veramente istintiva. Allora, sì, nei film di solito le risse immotivate tra donne cominciano con lei che si toglie gli orecchini e dice tenetemeli e poi si butta e scende dai tacchi. Esatto. Se ce li ha, scendere dai tacchi. Ok, domanda: in Brancalonia i tacchi sono considerati armi, quindi se tengono i tacchi non vale? O... no, a meno che non siano stati affilati per essere come lame. Ok, perfetto. Okay. No, anzi, nella rissa li puoi usare a meno che non siano troppo affilati. Cioè, puoi toglierti uno stivale e ti darlo in testa all'avversario. Esatto, ha esattamente lo stesso effetto di un boccale di birra o uno sgabello. Quindi... o una marionetta che si toglie un braccio e lo lancia. Esatto. È una possibilità. C'è stato, mi fido. Giusto. No, penso che il tipo di rissa classica che ancora abbiamo citato, perché non mi viene in mente un film in particolare, perché sono miliardi e quindi quello proprio più tipico di tutti in questo momento non mi viene, ma sono quelle dei western, cioè alla fine è quello. Sì. Alla fine è quello lì classico dove veramente due iniziano a menarsi ed è la scusa per tutti gli altri per menarsi tra di loro anche senza motivo. Sì. Quindi assolutamente ho barato nel fare questa ricerca, perché ho, appunto, pensando a Bud Spencer e Tennessee, ho detto: ma Errol Flynn ne avrà fatte qualcosa, le sue rissone. Errol Flynn erano le migliori, perché le sue cominciavano sempre con lui che rideva così. e quindi ho fatto una, diciamo, senza fare una ricerca, però semplicemente sono andato sulla prima in cui mi sono imbattuto, che è presa da, viene da Dodge City, Gli Avventurieri, e ho trovato una rissa meravigliosa, veramente meravigliosa. Cioè, sì. Dodge City. A un certo punto ci sono dei momenti in cui ci stanno persone che lanciano i tavoli dal piano di sopra al piano di sotto del saloon, gente che si arrampica. Bella la verticalità secondo me le sue tendono a essere come quelle di Bruce Lee di cui parlavamo prima, dove... A me viene in mente quella più classica di Robin Hood. Lui non mena picchiando, lui c'ha la spada di solito. Però la situazione è quella dove tutti sono brancalonici tranne lui. E quindi lui volteggia con i lampadari e le varie cose. E gli altri invece inciampano tra di loro, fanno le cazzate. Cioè non ci deve essere, non ci deve essere il fattore eroico. Sì, esatto. Lì c'è il fattore eroico che, sì, che esce un po'. Però gli avversari sono perfetti, ecco. Vero. Sono stormtroopers. Una terribile provocazione, visto che abbiamo parlato di Roxanne, abbiamo parlato delle risse femminili per motivi in realtà non futili ma che nascondono odio. Io mi chiedo, uno dei grandi film di questo millennio, che termina con una
grossa rissa tra due persone per strada che tra le altre cose sfondano la vetrina di un ristorante, finiscono solo sul tavolo durante un matrimonio, sfasciano tutto, ed è una rissa goffissima fatta da gente che non sa menarsi e quindi comunque c'è anche un po' buffa da vedere, però è una rissa d'amore perché è il finale del diario di Bridget Jones. È il catfight maschile, è il catfight maschile. Sì, è un catfight maschile, è un catfight maschile per eccellenza. Cioè, questi uomini che decidono di usare le mani come ultima risorsa, credo, come sa essere letto in manuale del Galateo delle risse, che è completamente inutile, e poi non sono assolutamente tecnici. Beh, no, anche perché il Grant non, cioè... il punto è che forse è, come si dice, l'infamia ultima, quella di aspettare, arrivare all'ultimo e poi non essere nemmeno tecnici. Cioè, se non sei tecnico, vai subito. Cioè, Sì, è vero, di solito c'è questa cosa nelle commedie romantiche per cui se il lead maschile finisce che deve tirare una papagna a qualcuno, o però lo fa sempre come se fosse sua abitudine tirare cazzotti destri dritti in faccia alla gente, cioè con un'eleganza tecnica nel gesto che c'è l'altro coach apposta ovviamente per quella scena. Esatto. Un mese di coaching per l'effetto George McFly, potremmo esatto chiamarlo. È vero. Esatto, un pugno però che è il migliore della tua vita, verissimo. Ma comunque sappiate che non vi tratterremo comunque troppissimo perché siamo in live da un'ora, ma noi dovremmo finire questo nostro incontro con tre film da mettere in un sondaggio sul gruppo di Brancalonia, su Brancalonia Spaghetti Fantasy RPG, per far scegliere poi alla community qual è effettivamente la miglior rissa cinematografica. Quindi bisogna ridurre a tre quelli da proporgli, A tre, facciamo almeno uno a testa. Facciamo uno a testa, va bene, facciamo 5 allora, mi sento molto buona oggi, facciamo 5. Allora, uno mi sembra di capire che altrimenti ci arrabbiamo, sì, questo ormai lo diamo per assodato. Aspetta un attimo allora, come ci regoliamo? Abbiamo detto altrimenti ci arrabbiamo, quindi non possiamo citarne altri di Bud Spencer, sapendo che gli altri saranno tutti inferiori. Non so, vogliamo dire questo premio è già stato vinto dalla filmografia completa di Bud Spencer e Terence Hill, ma esatto, come secondo posto cosa vogliamo mettere? Chiamiamolo premio altrimenti ci arrabbiamo e... Va bene, esatto, ok, ci sto. Scrive da solo. Va bene, perfetto. Se qualcuno nei commenti vuole suggerire degli altri titoli, intanto però noi quindi dobbiamo deciderne 5, abbiamo detto, che possono aspirare al premio altrimenti ci arrabbiamo. Come due regole che rispettino tutto quello che abbiamo detto finora su una rissa cinematografica brancalonica che non siano un film di Bud Spencer e Terence Hill, perché hanno già vinto il premio in quanto il premio è altrimenti ci arrabbiamo, quindi mica Nobel viene candidato al Nobel, cioè o Oscar, ha mai vinto un Oscar, Giancarlo Oscar, l'inventore degli Oscar. Guarda, su questa volta su questa cosa di Oscar ogni volta Samuel dice che Brancaloni ha vinto 4 Annie, che sono gli Oscar del gioco di ruolo, però lo dice anche agli inglesi, ma agli inglesi Oscar non vuol dire niente, è l'Academy Award. Lo dico sempre agli americani. Infatti gli americani ti guardano e ti dicono ma annuiscono perché gli stai simpatico, Samuel, però non capiscono di cosa stai parlando. O pensano Oscar Wilde o pensano Oscar Luigi Scalfaro, diciamo, due sono le possibilità. Gli americani spesso pensano Oscar Luigi Scalfaro. noi siamo stati gli unici a dare un premio Sylvester a Sylvester, però perché questo è sì fatto. È vero. Vabbè. Grandi. Comunque. È vero, il Buon Sly di risse non ne fa tante al cinema, stavo pensando, ma... Ma perché ha il fattore eroico. Si mena con troppa serietà. Emiliano suggerisce la rissa nel film Bronx tra mafiosi e motociclisti. È troppo cattiva, sennò ce ne sarebbero tante. Okay. Allora, c'è una cosa. Comincio io, così vi frego tutti. Vai, Nanni, spara. Passare. Allora, io dico quella finale di Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco. Oh, fantastico.
multi location, multi persone, il motivo non me lo ricordo, ma se i primi due avevano un motivo, comunque quelli che suoniscono dopo non ce l'avevano. Io voto sì. per quello. Sponda, okay. Esce dal cinema, fa di tutto, e io voto per quello. Okay. Mi sai che la tua cosa mi ha fatto venire forse il Casino Royale, quello comico, quello con Peter Sellers e David Niven eccetera, finiva con una mega rissa finale molto simile a quella di Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, se non ricordo male, nella base segreta. Io non ce l'ho fresco. Marie. Però comunque in effettivamente non lo metterei tra i migliori, è solo che mi è venuto in mente perché hai detto quella cosa. No, io posso dire Si vivono così, appunto, me la... Perfetto, assolutamente. Oppure quella, secondo te, Nanni, quella la mega rissa in galera del secondo The Ride? Non so, c'è un po' di tecnica, c'è un po'. E poi c'è la galera, vero, effettivamente non abbiamo affrontato il problema della galera, perché di solito nei film di galera a un certo punto sì. i film di Galeotti a un certo punto si menano sì. uno dei più belli degli ultimi anni ha rissa direttamente nel titolo, almeno in quello originale. Ah sì, sì, esatto, quello volendo è una rissa unica. È una domanda difficile, perché rispetto a quelle di cui abbiamo parlato noi, quelle in galera tendono a farsi male e a farlo vedere e a uscire la lama a un certo punto. Sennò, se passiamo a quelle serie in film serie, allora la prima che mi era venuta in mente era I ragazzi a 56esima strada, che è proprio la rissa tra gang per eccellenza. Sì. Oppure, non so, vogliamo considerare risse quelle di West Side Story, anche se in realtà... un po' arco. No, perché comunque c'è il balletto elegante, però forse, sì. forse è talmente retro che fa ridere proprio per quello, però alla fine... sì, col rende le cose complicate. Urca. Allora, se volete che prendo tempo, io, vi lascio io forse ho avuto in mente una cosa, una rissa che non mi era venuta in mente, ma che in effetti come cosa potrebbe starci. In una pallottola spuntata 33 e un terzo, non c'è una rissa a un certo punto tra Drebin e della gente in carcere? Non c'era un... c'era qualcosa. Fratelli. Forse sì, forse sì. Che... non potevi dire Hot Shots, che l'ho ripassato di recente? Hot Shots c'è con l'accenno di rissa da Stallone, che non è male. Cioè, che capisce lo spirito, vero. Non lo prosegue, però lo spirito lo coglie in pieno. È vero. Ti hai preso? C'è uno che stacca la testa a un altro. Cosa? Ci sono due che giocano a Twister. Ok, vabbè, sì. Comunque, lui che mette il pomodoro su dei documenti messi in una shredder. Due lottatori di sumo, va bene, sì, una rissa. Il mio voto va a una pallottola spuntata 33 e un terzo. Ok, Prison Fight allora, Scene per chi volesse vederla. Se voi volete pensarci a troppo, volete che prendo tempo, ne voglio citare un'altra che secondo me non rientra, ma per certe cose ci va vicina, e comunque non fa mai male consigliare sia il più perdonatemi, abbiamo una real life situation. Beh, sicuramente c'è il futile motivo. Sicuramente c'è. Quindi valgono anche le risse tra capre. Vabbè. Com'era tra l'altro? Uno Sgarbi giovanissimo in stato di grazia. C'è un'altra bella di Sgarbi, che è quella, come si chiama l'altro opinionista, quello vestito sempre un po' strano con gli occhialini? Mughini. Al Maestro Costanzo Show, che si alza l'otto, che poi Mughini credo fosse anche più anziano di Sgarbi, lo alza, lo tocca, lo sfiora e Sgarbi muore. Cade dietro le quinte morto, sdraiato. Tipo il tocco, come se il tocco della morte, il dimmacchio. L'ha sfiorato e è morto, è bellissimo.
così. Si è identificato in un calciatore della Juve all'istante. Ah, vabbè. No, quella che volevo citare prima, mentre vi lasciavo prendere tempo, era quella di RRR, il film indiano. Bellissima, bellissima, è vero. E volevo citare in particolare modo quella all'inizio, dove c'è un uomo contro mille persone. Quando dico mille persone di numero, non esagerare. È vero, è vero. Vedono tutto a schermo. E la cosa bella di quella rissa, secondo me, è che lui parte eroico, però in realtà non è il supereroe che tu dici, cioè se parti contro mille persone è perché sei un supereroe con mille poteri, mi aspetto la scena da cartone animato dove le fai fuori tutte senza sudare, eccetera. No, lui fa fatica. Cioè lui durante questa rissa mena tutte le mille persone e ne esce vivo e ne esce avendo fatto quello che voleva fare, ma sudando e facendosi male. Questa è la cosa incredibile. Se ci metti il realismo di lui che si fa male, perché contro mille persone? Sono veramente mille. Cioè, lui è come se dicesse, vabbè dai, 7-800 è una cosa più comune, mille proviamo, però mi sa che... È vero. Quella è la prima scena in cui lo vedi, tra l'altro, quando non hai ancora cognizione. Verissimo. Di chi sia. È che, sai cosa, in effetti, beh, a parte il fatto che è gran film, però è tutto super epico, cioè è vero, lui fa fatica, però è tutto super epico, non so come dire. Quella la cosa bella, è che ci mette, di lui contro mille persone, ci mette l'epica della fatica, non l'epica di quello che ha gli skills per superare. Hai ragione. E che poi mi viene sempre in mente la scena del combattimento finale con lui, con sulle spalle l'altro che corre, non riesco a scindere le due cose. Secondo me quella va presa in considerazione come mossa da rissa, quella dove un collega vero. Sulle spalle, o non so cosa fate, ma il fatto di metterti uno sulle spalle per menare in due, secondo me è una mossa brancalonica, non so come la vedo. Sono molto d'accordo, perché in quel film risulta epica, ma perché loro due sono supereroi in pratica, sì, mentre in Brancalonia sembrerebbe un cecio sopra l'altro che cercano di non farsi spiaccicare, quindi va bene. In quel momento però è come Vin Diesel che tira la crapata volante, cioè la mossa improvvisamente brancalonica in contesto in cui non vero. Verissimo, mamma mia. Tra l'altro, quanta catapulta infernale c'è in questa intuizione? Perché poi dopo, se la riporti a delle canaglie di Brancalonia, a me viene in mente, diciamo, per una mossa singola e non una, come dire, una scena, mi viene in mente una... Io ho un suggerimento che ho paura di far vedere, però lo farò vedere. È giunto il momento per le regole delle combo in Brancalonia. Mi spaventa un po', però... Bisogna parlare con il nostro esperto di regole Bertini, per capire se è possibile fare delle... diciamo, che cosa vuol dire fare delle combo in Brancalonia. Gli porremo questa questione. Perché... le combo ti devono entrare, però a parole ti entrano sempre. Quindi... La risposta di Marco, secondo me, non voglio saperne niente di queste cose che mi lanciate addosso. Che anno dobbiamo consegnare? Esatto. La sua risposta sarà: sto già saltando la balena dungeon di Samuel, lasciatemi tranquillo, giustamente. Penso di sì. No, vabbè, comunque parliamone, teniamo in mente la cosa. Comunque voi non potete sfuggire, perché al momento abbiamo mezzogiorno e mezzo di fuoco. Ivono, una pallottola spuntata a 33 e un terzo e forse RRR, se lo consideriamo valido come rissa. Io non voto due volte, quella secondo me non vale come Brancalonia, comunque dell'eroismo, cioè... Menzioni d'onore facciamo tripolarsi per caso non l'hanno visto. Assolutamente su Netflix, è ancora su Netflix, giusto? Allora un Jackie Chan ce l'abbiamo messo, perché sennò io potrei suggerire Drunken Master 2, perché assolutamente mi va bene, che c'è una roba in taverna in cui lui prende le panche, le tira in faccia alla gente, cioè molto, diciamo, filologica dal punto di vista della rissa da taverna. Comunque poi, qui ovviamente... ci si propone per parlare con Marco Bertini di statistiche, e qui si consiglia la busta classica, è considerata combo,
Ammetto la mia ignoranza, non so cos'è la busta. Definire la busta. Che cos'è la busta? Siamo entrati in immagino che vada pronunciato con la doppia B. Ci picchiamo troppo poco, dobbiamo piccarci di più. Ah, non so, forse... cioè, quando tipo uno mette la maglietta sulla testa e quell'altro che ti ritira un cazzotto. Ah, beh, in effetti. Ok. Io quella la chiamo la mossa che uno mette la maglietta sulla testa e l'altro tira il cazzotto. Forse però in effetti busta è più efficace. Devi chiamare la mossa durante la rissa è lunga. Adesso facciamo una mossa che tu la maglietta... in effetti fanno in tempo a tirarti sulla maglietta e a tirare il pugno a te nel mentre che la chiami. Ma quindi... un suggerimento. Sì, esatto. È troppo poco Goldrake come mossa. A Roma, la busta con due B è quando uno ti viene davanti e il compare ti piglia da dietro. Sì. Però l'americana, no? Non era quella. Però poi ti abbassi e quello dietro ti prende il cazzotto in faccia. Mi sembra che... Quella è la cioè io non l'ho mai vista eseguire classica questa busta in una cioè non l'ho mai vista andare a segno in un film. È un sandwich cattivo essenzialmente questa busta. Ma sandwich stronzo, cioè, diciamo. Quella è la counter. Esatto. Ah, la mossa che la counter può essere con la capata all'indietro. Sì. Ma a volte anche invece se ti dai la spinta con la pelvica e usi i calci. O anche flanking. Ma qui abbiamo della tecnicità incredibile. Però combo, questo è combo intesa. Sì, adesso come non so su quale categoria di Pornhub l'ha cercato normalmente. Dobbiamo anche essere una serie di mosse che tu personalmente infili una dopo l'altra, ma a quel punto diventa troppo tecnico. Cioè, se tu sai fare una combo personale di colpi collegati tra di loro come le perle di una catena di un rosario, stai facendo una roba troppo tecnica e troppo studiata e quindi forse no, a me l'unica combo che viene in mente è quando in più persone ne circondano una e tirano gli schiaffi a turno e quello che li prende deve prenderli anche tenere conto che stanno rispettando i turni. Coinsegna Fantozzi, non è che può dire no, guarda che toccava lui. Oddio. Comunque siamo a 4, eh? Abbiamo Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Essi Vivono, Una Pallottola Spuntata, 33 un terzo, Drunken Master 2 e... Io ne ho un paio, ma secondo me non va bene, perché ho dovuto tagliare tutta la mia lista. Ce n'è una però in realtà anche questa sfugge alle regole, che è Karate Kid, la rissa a scuola, alla festa scolastica, però... Aspetta, dici la serie TV alla fine della seconda stagione, quella è eccezionale. No, quella è bella, no, anzi, sì, voto sì, quella. No, io intendevo Karate Kid 1, quando c'è la festa, la prom, la festa quella di fine anno, mi sembra, sì. Che lui è un po' slapstick, nel senso che lui è vestito da doccia dentro il bagno, sì, fa uno sì. Scherzone, i tizi sono vestiti da scheletri, lo inseguono, cadono, poi lo prendono, lo picchiano. Ma in realtà non è una vera rissa. Anche perché usano il karate, quei fighetti del... È un po', poi uno contro tutti, quindi... Sì. Quindi no... passi il tuo voto a Karate Kid, la seconda stagione. Mi ha fatto venire in mente Nannick, lì c'è un bel rissone di ragazzini. Sì, sì, cioè è sempre Cobra Kai, karate, però alla fine, boh, perdoniamo ai minorenni di aver imbrogliato, usato delle mosse predefinite, studiato a scuola. Perdoniamoli che sono andati a scuola di rissa e hanno fatto da bravi secchioni quello che hanno imparato. Perché secondo me ci provano, però risultano brancalonici, nel senso che loro provano a fare i tecnici, però risultano un po' ragazzini che si buttano giù dalle scale, cioè... Sì, esatto. È un po'... No, è comunque una cosa che non ti aspetti, però va bene. Giusto, sì, ci sta. La sto guardando ed è veramente ignorante, cioè ignorante è tutto giusto. Cioè non, esatto. Sono veramente brutti da vedere questi adolescenti. Se no ne ho una, ma questi giovani. Schifo i giovani. Gang. Cioè, perché si mettono tutti in posa come se fossero degli esperti. Cioè, alla fine, sì, sai cosa rimedia?
E che comunque sono attori a cui hanno insegnato arti marziali un mese prima. Esatto. Quindi quello lì gli perdoni il fatto che vorrebbero essere tecnici, ma in realtà... Esatto, alcuni sono terribili. E poi arriva un prof ciccione e li mena tutti. Sì. Cosa? Arriva un prof che fa delle spaccate pazzesche. Vabbè, comunque sì, assolutamente degna di essere... Però non c'è, io ne ho una con non solo antropomorfica, cioè umani contro non umani, che è un po' più brancalonica in senso un po' più, come dire, ortodosso del fantasy, però è borderline anche questa, eh. È molto recente ed è della serie Netflix di One Piece. Ah, non l'ho ancora vista. No, neanche io. E c'è a un certo punto, forse l'ultimo, la penultima puntata, vanno nel famoso villaggio degli uomini pesce. Ah beh, sì, contro Arlong. Sì. Contro Arlong. Il protagonista contro Arlong è già un po', è già epica sull'epica. Ah, infatti. Va bene. Ma gli altri che combattono contro gli uomini pesce, guardatela perché è proprio maccheronica. Nel senso che già gli uomini pesce di per sé sono dei tizi con un costumone di gomma un po' ridicolo, che fanno mosse assurde, escono dall'acqua dritti tipo Gesù, cioè saltano e l'altro gli calci volanti contro, cioè proprio verticale contro orizzontale. Che bello, Samuel, hai rotto Stanlio come tipo Gesù, perché esce dall'acqua dritto sparato quando sono uomini pesce. Okay. Ah, perché Gesù tipicamente faceva questa, io non sono molto no, funziona così. Questa è stata un'ora a parlare di risse. Ora che abbiamo citato Gesù, la puntata è valida. Andate in pace. Beh, Gesù protagonista di una famosa rissa, mi pare, no? Quando sfasciò, certo, i banchetti del mercato. Le nocche di Canaan. Le sette nocche di Canaan. Oddio. E poi uno di questi uomini pesce usa un'arma, però io questa me la farei passare, perché in realtà beve dell'acqua da una bottiglia d'acqua e ti spara dei proiettili d'acqua. Beh, no, quello che fa, assolutamente, sì, sì. Ok, sì, uno scaracchio... Sputare vale nelle risse. Uno scaracchio, diciamo, potenziato. Sì. Ok, va bene. Poi, ragazzi, io vi giro tutti gli appunti che ho preso e voi decidete cosa fare con questi, diciamo, input. Io intanto confermo nella pietra che è il mio file Word che per il sondaggio domani che lanceremo abbiamo mezzogiorno e mezzo di fuoco alla rissa finale, essi vivono, una pallottola spuntata 33, un terzo la scena nel carcere, Drunken Master 2 e Cobra Kai la seconda stagione, il finale, è il finale giusto? Mettiamoci pure One Piece, sei possibile. Va bene, va bene, One Piece, One Piece, puntata finale. Uomini pesce, perfetto. Domani dovrete rendere conto delle vostre azioni alla nostra community. Ah, cavoli, è una cosa che non fare, se posso evitare rendere conto delle mie azioni, è un brutto vizio. No, vabbè, no, non vi preoccupate, non diremo chi ha proposto chi, vedremo un po'. Lo spirito è, guardate queste risse, fatevi ispirare. Cercate altre risse, assolutamente. Passionatevi alle risse e andate a cercare. Catenate delle risse. No, Samuel. Andate al bar, darete una sberla senza motivo al vostro vicino di sgabello. Esatto. È la sberla dei 400 calci. Non fate questo a casa. Esatto, perché ho la sensazione che questa live verrà accusata di istigazione a delinquere. Io non vorrei. No, ci mancherebbe, noi anzi. No, è un'istigazione alla comunicazione universale. Io la metto così. Ci piace, perfetta.
abbiamo concluso. Ragazzi, direi che in effetti dopo avervi coercizzato a rimanere qui con noi per un'ora e quasi mezzo, vi lascerei andare tranquilli. Ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno suggerito risse, che hanno parlato con noi stasera. Poi questa live, ora che ci state seguendo adesso, l'avete vista ora, ma verrà resa disponibile anche su YouTube per quando... Oddio! Giusto, no, non dico niente. Scusate, sto pensando ai nomi dei Teletubbies, non mi vengono in mente. Allora, esatto. Pensiamo dopo, salutiamo prima. Eh sì, esatto. Infatti, sarà possibile rivederla e rivedere la mia faccia mentre vedo Tinky Winky che passa su YouTube. Quindi potrete anche ripassare tutti i tanti film che abbiamo citato stasera. Se no, domani venite sul nostro gruppo di Brancalonia e venite a votare la miglior rissa tra quelle che abbiamo deciso di inserire nel sottaggio finale. Comunque, in ogni caso, noi con Nanni e Stallio ci rivedremo sicuramente, anche solo perché bisogna fare queste saccagnate supreme, quindi assolutamente. Assolutamente. E vi ringrazio di nuovo per aver partecipato con noi, per aver chiacchierato delle migliori risse del cinema. Diamo la buonanotte a tutti e a presto. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao a tutti.